torinese, fiamme nella notte alla carrozzeria Sacar. Castelrosso sgomento per la morte di Secondina Follis. Rivarolo flash mob dei giovani per la legalità. Mappano, lavoratori mobilitati alla Tesio Porte. Poi a Borgiallo, buona anche la seconda del Blues Festival. Gentili telespettatori, ben ritrovati dagli studi del TG di Rete Canavese. Un incendio sulle cui cause stanno indagando i carabinieri della compagnia di Chivasso questa notte ha distrutto la carrozzeria Sacara di via Po 5 a Settimo Torinese. Le fiamme probabilmente partite dagli uffici ricavati in un prefabbricato si sono poi estese a 4 autovetture parcheggiate nel cortile in attesa di riparazione. Per spegnere l'incendio hanno lavorato per tutta la notte più squadre dei vigili del fuoco di Torino. E a Castelrosso c'è sgomento per la morte di Secondina Follis di 51 anni, trovata senza vita dal marito Renzo Barbero nel capannone della loro azienda agricola in via Santa Marta. È stato proprio il marito a fare la scoperta e a chiamare subito i soccorsi, ma quando il 118 è arrivato sul posto i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna. È inspiegabile il motivo del gesto della donna che lascia due figli, Alice e Joelle, e che fa parte tra l'altro della banda musicale della frazione ed è impegnato nella Proloco di Castelrosso. Un altro motociclista ferito, Leonardo Antonio Rossano, di 53 anni, residente a Leni ieri pomeriggio, è rimasto vittima di un incidente sulla provinciale, sulla Caselle Leni. Attorno alle 17.30 in strada leniera, a bordo del suo scooter, viaggiava in direzione Leni quando non si sarebbe accorto di un furgonato Iveco che stava svoltando a sinistra per entrare nella stazione di servizio. L'urto è stato violento. Il motociclista è stato sbalzato sull'asfalto, subito soccorso, trasportato immediatamente al CTO. Le sue condizioni comunque per fortuna non sarebbero gravi. Flash mob a favore della legalità in piazza Garibaldi a Rivarolo, organizzato dai ragazzi del clandestino del gruppo scout del Rivarolo 1. I ragazzi durante tutto l'anno hanno svolto un percorso riguardante la mafia e l'antimafia, sono arrivati a definire che cosa queste due parole significhino. Per trasmettere questo a tutti i rivarolesi hanno deciso quindi di fare qualcosa di concreto. Vediamo. Un flash mob a Rivarolo organizzato dagli scout su legalità e trasparenza. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è fare l'attenzione della popolazione dei rivarolesi su quello che è un tema. È un valore importante della cittadinanza, cioè appunto la legalità, proprio dopo la storia di Rivarolo del comune sciolto per possibili infiltramenti mafiosi, eccetera, abbiamo voluto fare questo percorso durante tutto l'anno proprio per informarci, per capire che cos'è la mafia, l'antimafia e la legalità. Questo è un po' il nostro gesto concreto simbolico finale in cui vogliamo fare proprio capire a tutto il territorio che è una cosa importante. Per questo abbiamo voluto attirare l'attenzione utilizzando un flash mob, che è un metodo un po' divertente, un po' innovativo per parlare agli altri. In cantiere è anche una campagna che dovrebbe coinvolgere i cittadini per tenere Rivarolo più pulita? Sì, è un po' anche questo parte del gesto simbolico, perché il flash mob è un lancio di questa parete di policarbonato, sì, che su cui c'era scritto appunto Rivarolo per la trasparenza, che è un po' il significato, il riassunto di quello che vogliamo fare, cioè se tutti si impegnano a pulire un pochettino questa parete di policarbonato che è trasparente, potranno anche fare tutti nel loro piccolo qualcosa per tenere la città pulita e anche in senso metaforico. Quando verrà installato questa parete di policarbonato? Allora, pensavamo tra un paio di settimane, non appena tutti i permessi saranno, tutta la burocrazia legata verrà portata al termine. Comunque l'abbiamo portato apposta per presentarlo davanti a tutti. Verrà messo poi davanti alla farmacia qua in centro di Verona.
Non poteva mancare Libera al flash mob organizzato dagli scout per la legalità e la trasparenza. Cosa ne pensate di questa iniziativa? Beh, innanzitutto siamo contentissimi che ci siano anche altre realtà a Rivarolo che organizzano questo tipo di iniziative, e ovviamente siamo stati contentissimi di partecipare quando gli scout ci hanno contattato per questo flash mob. Gli scout, appunto, noi siamo andati anche una volta da loro a raccontare appunto cosa facciamo sul territorio e che cosa raccontiamo, visto il loro percorso annuale che hanno fatto sulla legalità. Diciamo che il patrocinio tra Jesce e Libera è storico, perché appunto la Jesce è una delle prime associazioni che hanno proprio fondato Libera, e quindi per noi sul territorio ritrovare questa unione di intenti tra gli scout e il presidio è veramente importante, anche perché oltre a loro, anche a Quarnia ad esempio, abbiamo il 21 marzo c'erano anche gli scout di Quarnia, quindi sono in realtà molto attente a questa tematica, che si mettono in gioco in prima persona, ad esempio appunto organizzando flash mob come questi. Noi siamo contentissimi di essere qua con loro. Ringrazio i ragazzi dell'associazione Scout Clandestini che hanno avuto l'idea di questa bellissima iniziativa per Rivarolo per la trasparenza. Rivarolo per la trasparenza, che vuol dire Rivarolo per la legalità, che potrebbe essere e significare molto importante mafia o 'ndrangheta o lotta a queste associazioni, ma la legalità è ciò che noi tutti i giorni facciamo per vivere il rapporto migliore nei confronti con gli altri e nei confronti con la società. È stata intitolata all'ex sindaco Ettore Marena l'area sportiva di Ozegna. La cerimonia si è svolta sabato in occasione della riapertura del parco giochi risistemato dall'amministrazione comunale in collaborazione con Adonella Marena, la figlia del compianto ex sindaco. Domani vedremo il servizio. Prosegue la mobilitazione dei 34 lavoratori della Tesio Porte di Mappano, azienda che opera nel settore delle porte blindate. Ieri 8 ore di sciopero in risposta all'azienda che aveva annunciato l'intenzione di licenziare 9 lavoratori, 6 operai e 3 impiegati, motivandola col calo degli ordini. In alternativa la FIOM ha proposto di ritirare i licenziamenti utilizzando i contratti di solidarietà, con l'uscita anticipata di 2 ore di tutti i lavoratori, e ha chiesto l'apertura di un tavolo istituzionale. Auto e aerospazio in Piemonte resistono alla crisi, con imprese punte di eccellenza che macinano ricavi e realizzano grandi investimenti, ma un quarto delle aziende ha un forte indebitamento e una su 4 è a rischio di crisi finanziaria nei prossimi 2 anni. È tutto quello che è emerso da uno studio realizzato dalla Camera di Commercio di Torino e CEI Piemonte. Quando noi parliamo della crisi o della stagnazione del settore industriale, in realtà utilizziamo delle medie. Se andiamo a vedere settori specifici e articoliamo l'analisi per quantili, ossia pezzi dell'insieme del settore, misurandone in qualche modo la distanza gli uni dagli altri, quello che emerge è che in realtà all'interno di medie, qualche volta stagnanti, si trovano situazioni molto differenti, e in particolare nel settore automotive, sia nazionale che piemontese, si vede abbastanza bene che vi è, nonostante le medie diciamo stagnanti, una quota importante di imprese, che è compresa tra il 35 e il 40%, che ha prestazioni di competitività, redditività e crescita analoghe a quelle delle migliori imprese europee. E nel settore aerospaziale, che per inciso conta in Piemonte un terzo del settore nazionale, si vede più o meno la stessa cosa, con indicazioni ancora migliori, cioè vi è una quota di imprese che va molto bene, le medie poi risultano sacrificate perché, ahimè, esiste anche la coda della distribuzione. Noi qui abbiamo fatto un'analisi di 10 anni di bilanci delle imprese piemontesi e nazionali di 2 settori importanti, che sono quelli della filiera automotive e quella aerospaziale. Quello che noi possiamo dire è che la crisi è stata più lieve che per
a, diciamo, l'intero settore per una buona quota del campione, e che per questa buona quota del campione la ripresa c'è perché sfrutta i driver internazionali. E quindi in questi due settori, non abbiamo visto tutti i settori dell'economia nazionale, ma in questi due settori importanti per il Piemonte, di cui abbiamo analizzato 10 anni di bilanci delle imprese, certamente possiamo dire che l'indicazione di stagnazione è confutata dal fatto che, diciamo, una buona parte del campione mostra segni molto incoraggianti. Entrambi questi settori, guardati globalmente, esprimono tassi di crescita che sono o in linea o superiori a quelli del PIL mondiale, ossia possiamo tranquillamente dire, nonostante la lente nazionale ci dica una cosa diversa, che sia il settore automotive che il settore aerospaziale hanno crescite molto importanti, cioè pari o superiori a quelli del PIL mondiale. Da questo punto di vista le prospettive sono rose per le imprese che agganciano l'innovazione e attraverso l'innovazione l'internazionalizzazione, e in viceversa le prospettive non sono rose per imprese che viceversa vogliono esplorare opportunità su mercati troppo piccoli. Io la vedo in questi 10 anni da cui sono stato presidente della Camera di Commercio, e questo osservatorio sull'automotive è uno dei punti di forza che noi abbiamo accompagnato. Quello che si può, sono 2 o 3 punti che mi sembrano importanti. Il primo è la componentistica torinese, è il 50% di tutto quanto è prodotto in Italia, che mi sembra che è un valore molto importante. Questo settore, se lo guardo in percentuale sulla crisi, se c'è stata crescita o decrescita, è cresciuto questo settore, non è diminuito. C'è stata un'evoluzione sicuramente, quindi l'innovazione, la ricerca, ma è il sistema competitivo contorno che è cresciuto, e le imprese torinesi sono state capaci di accompagnare questi cambiamenti. Naturalmente ci sono imprese che l'hanno fatto meglio, imprese che l'hanno fatto molto bene, ci sono imprese che hanno avuto successo, altre no, e quindi certamente le crisi, come c'è stata in questi anni, perché il mercato automotive italiano certamente è sceso in maniera impressionante, hanno le nostre imprese dovuto riconvertirsi, superare queste difficoltà, ma l'hanno fatto bene, e quindi io credo che i risultati sono stati positivi in questo contesto generale, che non vuol dire che sia stato facile, che non abbiano sofferto e che non continuino a soffrire. E adesso andiamo a Borgiallo con la seconda edizione del Blues Festival. Il significato, il senso di portare i blues in queste valli che per qualcuno possono essere sperdute. Guarda, il blues è nato in posti che sono molto più sperduti di questo. Il fatto che arrivi a Borgiallo, in Valle Sacra, è, diciamo, una conferma della validità del blues come musica e rimedio universale per la depressione. Cosa pensa di questo festival, che è la sua seconda edizione? Alla prima purtroppo non ho partecipato, ma questa seconda è una delizia, perché c'è veramente durante il pomeriggio dei gruppi che suonano molto bravi, un po' di sole, poi un po' d'acqua, poi ritorna di nuovo il sole, poi si ricomincia. Un'atmosfera come dovrebbe essere un festival di blues, e molti festival di blues grossi sono così e molti purtroppo non sono così. L'apprezzamento del blues ai nostri tempi e qui in Italia. Guarda, il blues ha un segreto che conoscono tutti e quindi si può anche rivelare di nuovo. Il blues dà la cura per chi ha i blues. Sapete, i blues sono il disagio, un po' il malcontento, la depressione, lo spleen individuale e sociale. Ma ascoltare la musica blues fa andare via il senso di blues, e per questo il blues non so se durerà per sempre, però dura ancora fino adesso e noi siamo tutti contenti. Siamo dispiaciuti di avere il blues e siamo contenti che il blues ci faccia mandare via il blues.
Andrea Scaglierini fa da filo conduttore tra gli artisti e il Borgiallo Blues Festival. Sì, io in realtà sono uno dei musicisti che suona qui a Borgiallo, anche se sono di Torino da molti anni. Qui c'è un locale, Borgiallo, c'è un piccolo locale che ha ospitato in questi 20 anni diversi artisti anche americani come Phil Guy, John Primer, Dolores Scott, un'infinità di artisti americani che vengono in questo piccolo locale in un paese che si chiama Borgiallo, che a Torino molti ad esempio non conoscono, per cui il Borgiallo Blues Festival è anche un modo per far conoscere non solo la musica blues ma anche questo luogo. Cosa più posso dire? È il secondo anno in cui sono direttamente coinvolto come musicista e anche come, posso dire, colui che riesce ad invitare alcuni musicisti come Marcello Milanese, che è un musicista alessandrino, in realtà è un grande musicista, oserei dire nazionale. Sono riuscito ad invitarlo a convincere il Borgiallo Blues Festival, soprattutto a scommettere anche su artisti al di fuori, ecco, dell'area torinese. Ecco, poi questa sera in realtà c'è anche un gruppo francese, Aussie Brothers Band, e vengono da Nizza. Alcuni di loro, come molti abitanti di Nizza, hanno origini italiane, vabbè, ma è un gruppo francese, uno dei migliori gruppi della scena, diciamo, del sud della Francia. Hanno già all'attivo 6 CD e questa sera propongono un repertorio molto ampio, hanno la sezione di fiati, quindi la band al completo. Quindi un festival che, pur essendo a Borgiallo, quindi un paese piccolo della Valle Sacra, è comunque un festival di qualità e ha deciso di portare il blues di qualità. Io lo spero, anzi forse spetta al pubblico l'ultima parola. Io credo che sia un festival di qualità, è già al secondo anno, speriamo che possa continuare e che la qualità naturalmente possa anche crescere. Magari, chi lo sa, in futuro potrebbe diventare un festival articolato su più giorni, su più serate, magari anche con artisti internazionali. Adesso quest'anno il festival è riuscito a coinvolgere degli artisti francesi, quindi ci siamo già allargati. Vi parlo al plurale, ma io in realtà sono solo musicista. Comunque diciamo che il festival si è allargato anche ad una realtà, ecco, non solo appunto torinese o locale, ma anche coinvolgendo gruppi che vengono da fuori. Borgiallo Blues Festival, un bilancio di quest'anno? Siamo contentissimi di come è andata, purtroppo come anche l'anno scorso c'è stata un po' di pioggia, ma lo prevedevamo, la gente è rimasta e è andato tutto bene. Alla fine, anche adesso, dopo ha piovuto verso le 7, durante il seminario che comunque era al coperto, prima abbiamo fatto già il concerto, la presentazione del libro per cui c'è stata gente, quindi siamo molto contenti. Al seminario c'era stata gente che anche ha seguito questo seminario di Dobro con Beppe Rainero e poi abbiamo cominciato con l'Acoustic Live, il concerto degli 8 O'Clock e adesso stanno suonando gli Oasis Brothers, sono francesi, sono arrivati qua per suonare in Italia con noi al Borgiallo Blues Festival. Possiamo solo dirci contenti, il tempo ci ha abbastanza graziato e è andata bene, contentissimi. Perché tutto sommato è andata bene, il tempo ci ha graziato, adesso stiamo arrivando verso la fine dell'evento e sta suonando l'ultimo gruppo che sono gli Oasis Brothers, i francesi. Continueremo con la jam session qua in Piola e è andata bene, diciamo che siamo tutti soddisfatti, decisamente soddisfatti. Sì, siamo soddisfatti, dobbiamo ringraziare un sacco di persone, prima di tutto i volontari, i ragazzi che ci hanno dato una mano dal primo all'ultimo, e senza di loro non si potrebbe fare niente, il comune di Borgiallo che ci ha dato una grossa mano, e niente, siamo contenti, adesso vediamo verso la fine il bilancio come andrà, però a posto. Quindi prossimo anno una terza edizione? Sì, adesso finiamo di questa, poi ci penseremo, però sì, in programma ci sarebbe anche la terza edizione,
se tutto va come deve andare la facciamo, no? O no? Ma magari il prossimo anno si potrà pensare anche a fare 2 giorni. Sì, sarebbe una cosa, diciamo, un po' per tutti, no? Dato che se poi fa queste anche cose bello. Assolutamente, sì, se, ribadendo il fatto che tutti gli anni purtroppo la pioggia è sempre un po' un inconveniente, però ci ha graziato e niente, se, no, tutto bene, siamo contenti, quindi we blues it again. Ed ora l'appuntamento con la rubrica dedicata a Canavese, la rivista di natura, arte, storia e tradizioni del Canavese e delle Valli di Lanzo, che è nelle librerie e nelle edicole della zona con la sua edizione primavera-estate 2014. Andiamo a pagina 53 del Canavese adesso e lo facciamo con Marisa Bertarione. Marisa Bertarione che ci parla di una pianta che abbiamo perso un po' l'uso e la conoscenza, ma che invece era molto conosciuta una volta. Certo, infatti da borragine è una pianta che veniva conosciuta e usata già moltissimo nell'antichità. Addirittura veniva usata dai greci, dai romani per il suo potere sudorifero e quindi serviva per combattere tante infezioni dell'apparato respiratorio, tossi, bronchiti, catarri, serviva anche per abbassare la temperatura. Presso poi gli arabi questa pianta aveva un potere clattogeno. Che cosa vuol dire? Serviva a fare montare il latte alle puerpere, e attività che questa pianta fa ancora ai giorni nostri. È una pianta, appunto, come ho detto, che adesso ultimamente sta di nuovo riscoprendosi anche da noi, soprattutto perché non tanto in campo fitoterapico, in campo culinario, ma soprattutto per i poteri che hanno i suoi semi, perché dai semi di questa pianta si ricava l'olio di borragine, che è un olio usato un pochino in tutti i campi, in campo cosmetico, in campo industriale, in campo dolciario, in campo alimentare, e si è scoperto ultimamente che quest'olio è molto importante perché non contiene l'alcaloide tipico di questa pianta. Infatti nelle foglie di questa pianta esiste un alcaloide che può provocare dei danni al fegato, per cui quando noi lo usiamo sotto forma di tisana, sotto forma di infuso, anche sotto forma di vino, dobbiamo usarla con una certa cautela, perché a lungo andare, appunto per questa sostanza che è tossica, si possono avere danni al fegato. Mentre invece ricavando l'olio, che come ho detto si ricava dai semi, questa sostanza tossica non esiste. E quindi proprio per questo motivo che si cerca anche di coltivarla questa pianta, perché è una pianta che cresce soprattutto allo stato naturale, cresce moltissimo da noi perché cresce fino ai 1500 metri, cresce nei campi incolti, cresce lungo le rive dei fiumi, cresce anche nelle scarpate delle ferrovie, però proprio per questo suo potere adesso ultimamente si cerca anche di coltivare, e quando si coltiva questa pianta si ricavano soprattutto i suoi semi per ricavare l'olio. Ma è vero che poi le nostre nonne ci facevano anche le polpette con queste? Sì, certo. Addirittura a questo proposito, io sono una canavesana doc, no? E mia nonna, che è morta ben più di quasi 50 anni fa, era una provetta cuoca, tanto è vero che lei era di Siglio, mia nonna, quindi canavesana anche lei, e era emigrata, come un pochino tutti all'inizio del Novecento, in Francia, e lì era diventata una valida cuoca e ha portato molte ricette. E tra le ricette che mi ha lasciato, che io custodisco come una sacra reliquia, c'è appunto una ricetta dove si parla che si fa una focaccia canavesana con quest'erba di borragine. Ci sarà la ricetta, così ho allegato questa ricetta sopra il mio articolo. Comunque lei posso solo dire così in via sperimentale che è fatta soprattutto di erbe aromatiche
di erbe selvatiche unite a delle uova, unite del prosciutto e unite del pane. Se ecco, le persone compreranno questa rivista, troveranno la ricetta. E sfogliando Canaveis andiamo invece a parlare adesso di una vicenda particolare. Parliamo di un matrimonio, lo diciamo subito, ma non è tanto il matrimonio, è diciamo il viaggio di nozze, lo possiamo chiamare così. Giampaolo Castellano, che è autore dello sfortunato Volo della Stella. Allora parlaci un po' intanto di questo volo e perché questo volo. Questo volo è la storia, anzi purtroppo potremmo dire l'epilogo di un breve matrimonio della fine del 1800. Nel 1893 un che potremmo definire un imprenditore torinese si sposa con la giovane figlia della sua governante appena diciottenne e decide di fare un viaggio di nozze particolare, per cui i due sposi partono in mongolfiera da Torino. E purtroppo il volo avrà insomma un esito abbastanza funesto e questo appunto è spiegato nell'articolo. Fra l'altro parliamo ovviamente di Giuseppe Charbonnet, questo facoltoso, diciamo uomo imprenditore, lo possiamo chiamare, ha voluto fare qualcosa che rimanesse, che facesse un po' diciamo impressione anche più che sulla sua sposa, su tutti gli invitati. Lui fu l'unico, però erano in quattro su questa mongolfiera. Precisamente nel momento del crash erano in quattro a bordo della mongolfiera. C'era Giuseppe Charbonnet, c'era la giovane moglie, l'Annetta De Michelis, e poi c'era un amico dello Charbonnet, anche lui prode aeronauta, come descritto nella Gazzetta Piemontese dell'epoca, e praticamente un giovane che era l'uomo di fiducia dell'officina di Charbonnet. Sono in quattro, cade questa mongolfiera, muore solo lui, gli altri si salvano. Ebbene sì. Cosa succede? Succede che la mongolfiera viene presa da un cumulo temporalesco, viene trasportata nelle valli di Lanzo e si schianta sulle pendici della Bessanese. Inizialmente tutti e quattro i membri dell'equipaggio si salvano, poi mentre cercano in qualche modo di scendere verso valle, lo Charbonnet cade dentro un crepaccio, dentro il crepaccio del ghiaccio della Bessanese e muore lì dentro. Gli altri tre invece vengono salvati, allora non c'era il soccorso alpino ma c'erano i pastori, i montanari, si mobilitavano un po' tutti. Precisamente, diciamo che i tre superstiti riescono a scendere fino al piano della Mussa. Diciamo questo, siamo agli inizi di ottobre, per cui i pastori stanno ritornando a valle, stanno abbandonando gli alpeggi e così quasi per una fortuita coincidenza riescono ancora a incontrare dei pastori che scendono a Balme, poi di lì si organizza una spedizione di soccorso, ma che è formata poi da alpigiani, da due finanzieri e due carabinieri che vanno poi a cercare lo Charbonnet per vedere se riescono in qualche modo a salvarlo. Di tutta questa vicenda che tu hai ricostruito c'è anche un ex voto ancora. Precisamente, c'è un ex voto conservato al Santuario della Consolata in cui si vede la mongolfiera che si è schiantata e appesa alle rocce della Bessanese. E ci sono tre personaggi che stanno pregando la Madonna della Consolata che intercederà per salvarli. Quindi che sono insieme agli tre superstiti. Sono i tre superstiti. Manca, ai noi, lo Charbonnet che in effetti si è fatto poco dell'intercessione della Madonna perché è morto lungo il ghiacciaio. Ovviamente la vicenda si chiude qua. Tu hai raccontato il viaggio di questa stella, che è la mongolfiera. Stella è il nome, stella è il nome della mongolfiera. La giovane sposa volle questo esvoto, poi non sappiamo che fine ha fatto la giovane sposa, ma essendo diciottenne probabilmente ricca. Ma sì, diciamo che tutto sommato lo Charbonnet all'epoca rappresentava un buon partito. Ecco, quindi diciottenne vedova di un buon partito, vittima di una vicenda così tragica, speriamo almeno abbia vissuto bene il resto della vita, lo diciamo con un pizzico di ironia ovviamente. Grazie per averci raccontato questa vicenda e noi andiamo avanti a sfogliare il Canaveis.